è una sentenza folle, cioè non viene più visto in modo oggettivo se uno è un uomo e una donna, ma secondo questa sentenza chiunque può scegliere liberamente a differenza della sua fisicità. Se dopo si parla di preferenze sessuali, noi siamo i primi a batterci perché chiunque possa fare le sue scelte in modo libero, ovviamente consapevole. Altra cosa è dire che un uomo può definirsi donna sui documenti d'identità e viceversa una donna uomo. Quella è una follia nei termini che è fuori da qualsiasi ragionamento razionale, è puramente un'impostazione di carattere ideologico.